Oggi facciamo un tipico piatto brasiliano, torta salata. Questi sono gli ingredienti della torta salata. Allora abbiamo il pane, la maionese, il formaggio, il prosciutto, l'oliva e le patatine stick. Ci siamo dimenticati il latte. Iniziamo con la preparazione della torta salata. Come prima cosa iniziamo a tagliare i bordi del pane. Questo è il risultato. Cercate di tagliare bene i bordi del pane, così il pane assorbirà meglio il latte. Iniziamo con la preparazione. Si mette un po' di maionese sul fondo della teglia. Si dispone le fette nella teglia come una specie di lasagna, dai ragazzi. State attenti a non bagnare troppo il pane, perché sennò diventa troppo morbido e non è buono alla preparazione. Quando si completa il primo strato, si prende il formaggio maionese prima. Sì, volevo dire che è una torta salata molto leggera. Leggerissima. Formaggio. Però sono diversi modi di farlo. Questa è la tua maniera. Alla mia maniera, sì. Se puoi fare col pollo. Sì. Adesso si mette il prosciutto dopo aver messo le fette di formaggio. Prosciutto cotto. E si va avanti così per diversi strati. Pane, latte, e maionese, formaggio, prosciutto. Bagna col latte, sempre stando attenti a non bagnare troppo. Questo rumore che sentite sotto il mio cane, che sta sbavando per avere un pezzo di prosciutto. Quanti strati? Ancora uno? Sì. Ancora uno, sì. Sì. Che piccolo questo. Uh-huh. Vedo che con la maionese non si risparmia. Guai. Questo è sempre il mio cane. Kira, ma che cavolo fai? Maionese. Formaggio. Il formaggio abbiamo usato è Darmar. Ah, anche sopra il formaggio di nuovo maionese. Cavolo. Leggero. Sì, leggerissimo.
E le olive? Alla fine. Alla fine. E le patatine? Alla fine. Ok. Facciamo contento il cane. Eccolo. E la sua fetta se l'ha presa. Eccolo, l'ultimo strato, finalmente. Si vede che mi piace la maionese. Eh sì. Non sei andata leggera. In Brasile non esiste niente di leggero. Ecco. Bene, concluso, adesso si mette le patatine stick e le olive. Sì. Cavoli. Prima le olive. Fammi assaggiare una, se vuoi. Buonissimo. Ed eccoci qua ragazzi, mettiamo le patatine stick. Wow! Finita? Sì. Adesso quanto tempo sta in frigo? Dipende. Più tempo che sta in frigo, più si assorbono il latte e anche il gusto migliora. Sì. Bene ragazzi, vediamo dopo l'assaggio e il piatto finito. Ci vediamo dopo. Alza un po' che vediamo com'è la telecamera. Perfetto. Vuoi dire ancora qualcosa? A dopo. Ciao ragazzi. Ciao. Eccolo qui il risultato finale dopo 2 ore di frigo. Andiamo con la prova dell'assaggio. Bene ragazzi, adesso facciamo la prova dell'assaggio. Buonissima ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e vi vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!